Bentornato sulla soffitta di Pippo. Sì, bentornato al singolare. Perché questo video, caro Nacio, questo unboxing ignorante, nel senso naturalmente che ignoro il contenuto di questa scatola, è solo per noi due, solo per me e per te, perché voglio guardarti in faccia mentre spacchetto quello che mi hai mandato in questa scatola di Rocca Castagnola. Non facciamo pubblicità. La scatola, naturalmente, la scatola di vino, e qui si capisce subito che razza di persona sei, Numbria Cune. Questa scatola di vino dovrebbero esserci dei fumetti che adesso andrò a scartare. Allora, ti confesso che prima di fare questo unboxing ero un po' indeciso, perché la gag, quella che scarto i fumetti e mi arrabbio, ormai l'ho fatta, ormai non ci crede più. Oddio, qualcuno ci crede ancora. Volevo fare tipo un video dove sfoglio i fumetti con il pene, però YouTube me l'avrebbe censurato. E quindi niente, procedo allo spacchettamento e vediamo. Chi vivrà, vedrà. Intanto questo video è solo per me e per te, perché a noi frega cazzi delle visualizzazioni, di fare che ce frega. Questo video è, sì, butta a terra pure qualche pallina. Questo video è per me e per te. Procedo allo spacchettamento. Naturalmente, se poi gradirò i fumetti che mi hai mandato, ti manderò qualcosa al tuo indirizzo, che sempre presumo in Vianale 69. Ok, allora togliamo qui le palline. Grazie per le palline, come sempre. Ok, donna, ci fai anche un CD. Okay. Cominciamo bene. Allora, il CD lo prendo dopo. Oh, vedia. Ah, caspita. Allora, io direi che il video dove mi arrabbio per i fumetti ricevuti, penso che, vabbè, saltiamo questa cosa, perché non ce la faccio a non essere contento vedendo un fumetto di Vanda Vinci, che a me piace tantissimo. È la bambina filosofica, no future, ma no. A me piace, cioè, adoro Vanda Vinci. Caspita. Che dire? Che dire? Niente, grazie, Madonna mia. Cioè, sono rimasto. Ci sono quasi rimasto male, sinceramente. Ma sto vedendo altre cose. Allora, questo CD. Allora, prendiamo questo CD. Sciascia è ancora incartato, di Daniele Sepe. Indie. La musica indipendente. Ora, lo sto aprendo, perché vedo che sono forse due CD, non capisco. Allora, confesso, non conosco. Non posso nemmeno ascoltarlo, perché io ormai da anni i lettori di CD, no, i supporti ottici non li utilizzo più, quindi non so nemmeno dove, forse nel computer. Dario Fo, comunque sembra una cosa figa anche questo. Caspita. Cilentana, wow. Lo ascolterò e ti farò sapere. Wow, Madonna mia, cioè io ci sto rimanendo. C'è anche qua, vedo Zinne. Il Texone di Fregieri. Madonna mia, Madonna.
Cioè, queste sono cose. Sì, sono cose bellissime. Finisco, concludo la frase, sono cose bellissime. Ma dire bellissime è dire poco. Il Texone di Fregheri. Sin, aspetti, io qua se devo coprire qualcosa. Minchia, quanto è buona che è la Marini. La Marini truccata. Un numero di Maxim. Perché mi ha mandato un numero di Maxim? Vale, lo userò per i disegni, no? Dentro poi non ci sono molte zine, ci sono solo modelli. Maxim, la rivista per uomini spudoratamente maschile. Cioè, scrivo qui, si fa sessismo a go-go, così, così. Come se sessismo, come se non ci fosse un domani, ecco. In questa casa è entrata una rivista spudoratamente maschile che parla di calcio anche, di cui me ne frega un cazzo. Cioè, tutti i cliché più cliché del. Vabbè. Ah, ok. Poi un topolino. Un topolino immancabile, questi unboxing. Con Wizza, vediamo che c'è, vediamo che cosa ci può essere qui sopra. Che no, non scrivono gli autori sul sommario, maledetti. Comunque c'è Wizard Mickey. Spero ci siano Pastrovicchio. Vabbè, dai. Le storie di Paperoga sono sempre belle. Vediamo se c'è qualcosa di Faccini. No, non vedo Faccini. De Vita, vabbè, dai, caspita, dai. Questo lo leggerò. Un topolino. Topolino il numero 2682. Ricordiamo che Topolino è arrivato a 3000. Wow. Allora, vediamo questa cosa, non so, delle cartoline. Le cartoline di Isa e Bea. Queste le passo direttamente ad Anna. Ah, ok. Va bene, va bene. Mizzega. Braz Kowalski. Allora, mettiamo un. C'è un text che dice: ma che cazzo succede? Allora, io di Braz Kowalski volevo fortissime. Volevo già leggere qualcosa perché sono quelle trashate che a me piacciono. Cioè, sembrano cose diverse. A parte che graficamente, secondo me, sono molto, molto belle perché. Lui fa un mix tra disegno, elaborazione al computer, cose. Cioè, secondo me è molto, molto, molto bravo, cioè, soprattutto nella comunicazione, nelle impostazioni dei suoi disegni. È molto artista in questo senso, forse più artista che fumettista, Braz Kowalski. Per me è un complimento, però poi magari farò un video a parte per parlare di questa cosa, per spiegare meglio questo concetto. E sicuramente è qualcosa d'autore, qualcosa di sgangherato, come direbbe il vecchio Sclavi, quello dei primi di Landog, ed è gradito, per me è molto gradito questo di Braz Kowalski. Tra l'altro lo seguo anche su Facebook. Poi, Sex Poison con Schwartz, questo mi ricorda qualcosa. Qua si sente. Non so se il gatto ha cagato. O sta uscendo da questo fumetto, questo odore. La clinica, vietato ai minori di 18 anni. Storie di Flavio Beoni, disegni Andrea Modugno. Copertina e retrocopertina di Andrea Cuneo. Allora, io direi che la copertina e la retrocopertina valgono sicuramente, che Andrea Cuneo è un bravo professionista. Per il resto vi farò sapere. Intanto questo odore persiste, mi sa che devo andare a controllare la lettiera di Fru. Vediamo, vediamo un po'. Almanacco del mistero. No, peccato, ma no, perché? Ma sta incollato anche bene la redenzione.
No, dai, non si può. Almanacco del mistero del 2004 del buon vecchio zio Martin, sempre bello, sempre graditissimo il buon vecchio zio Martin, soprattutto delle storie, quelle un po' più vecchiotte. Ok, procedo perché tanta no. Ado, caspita, avevo le figurine e le ho spedite proprio l'altro giorno a un amico che aveva scritto che gli mancavano. E ah, già che ti spedisco queste figurine. Non che sono pentito di averle spedito le figurine, perché non avevo l'album. Adesso ce l'ho, l'album di Amazing Spider-Man. Quindi quando troverò delle figurine le attaccherò qui sopra. Qui ce ne sono già un paio. C'è anche lo scatolo da comporre per le card, come quello di Diabolik. Ok, procediamo. Ma perché io poi. Lega Salvini, credo negli italiani. La pensione la vogliamo con tutti gli snogheggi di Salvini. Grazie, questo è il momento simpatico umorista. Caspita, questa è una cosa. Ho visto la cosa che. Cioè, giusto per bilanciare questa roba, poi ci hanno messo questo. Poi vi farò vedere. Anzi, perché vi farò vedere questo video. Se siete entrati in questo video, uscite subito perché questo video è solo per me e per Nacho, vi ricordo. Uscite da questo video. Non guardate questo video. Che c'è anche? Allora, tanta roba. Procediamo, procediamo, procediamo. Allora, Lex Weaver speciale numero 3. Fortunatamente non l'ho letto. Le aquile di cane. Non so se non ho controllato se ha messo bestemmie da qualche parte. Spero non sul texone. No, ok. Per il momento non vedo bestemmioni. Comunque, anche se le aquile di cane poteva creare qualche spunto. Madonna, le zindole di Lex, però. Bello, bello, bello. Lex mi sta piacendo tantissimo. Soggetto di Federico Memola e disegni di Matteo Resinanti. Lo faccio vedere, ma perché lo sto facendo vedere se il video è solo per me e per te? Tu già li conosci. Maxi Tex, 292 pagine di storie bellissime scritta da Pasquale Ruju. Disegni di Sandro Scascitelli, un texone, un maxone, anzi, perché il texone è quello gigante, un super tex, il vendicatore misterioso a colori. La giustizia di Saguaro a colori. Un altro super text. La nave rossa. Che numeri sono? Vediamo se sono storie 4, 5, 6. Ok. 3. 2. E 1. Quindi dall'1 al 5. Penso sarà una storia completa. Oklahoma. Ah, bellissima Oklahoma, bella questa storia, io l'ho letta e ce l'avevo, cazzo, adesso non so se ce l'ho ancora, o forse non ce l'ho più, l'avrò infilata in qualche busta sorpresa. Avevo proprio il volume di Oklahoma quando uscì, bellissimo, storia di Berardi, bello Oklahoma. Forse una delle mie primissime storie di Tex, perché all'epoca Tex lo snobbavo, non so perché. Poi, Star Pocket, Ossian. Allora, questa sembra una cosa figa. Martino Barbieri e Patrizia Mandamici. Questo è tipo un pocket che già è un formato che io adoro, questo tipo di formato. Ma che belle cose, guarda. Ah, meno male che non ho fatto il video dove mi arrabbio. Potrei ancora farlo. Dai,
dietro c'è la pubblicità di Lazarus LED, quindi tanta roba già per chi pubblicizza Lazarus LED. Copertina figa, proprio pop, bello. Non posso dire nulla sul fumetto perché Ossian non lo conosco, faccio ammenda di questa cosa. 20 Century Boy, il numero 3. Così. Numero a caso di 20 Century Boy. Boys. Oh, questi sono i Ken della Planet One. Ken, sei tu, il numero 14 e il numero 15. Fantastico guerriero. E qui finisce la busta, vediamo che cos'altro c'è. Allora, no, Mitzega. Cioè, questo è Breccia. Allora, questo è un dardo pocket, tipo i classici Mondadori, di Alberto Breccia. Caspita, dietro c'è la pubblicità del Bondi che già rompevano il cazzo questi del Bondi, non in quale anno, se costava 700, non c'è scritto l'anno, vediamo un po', del 74, il Bondi già rompeva il cazzo con le pubblicità. Poi, un Eureka Pocket, un po' rovinato, ma io mi armo di colla, perché è delle Stormtrooper. E dietro c'è anche una fotografia bellissima di Bombi, grande, 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 grande Bombi, geniale. Ok, questo è messo maluccio, però vale la pena restaurare queste bellezze. Tra l'altro ho fatto un video proprio sulle Stormtrooper tempo fa. Poi, due bustine di figurine dei Simpson, che già che le apriamo. Questi qua sono di Kenny Guerriero, credo. Credo. Ditemi qua se questo è un personaggio. Scusa, apriamolo. No, chiedo, fare vedere. Cioè, è fatto un po' a cacchio, no? Così. Però la cura che hanno dedicato a fargli il paccone davanti. Vabbè. E poi, infine, ecco, questo l'ho lasciato per ultimo, poi ci sono le figurine da aprire, l'ho lasciato per ultimo. Le citazioni delle opere del presidente Mao Zedong. Questo è il libretto rosso di Mao. Questo non si legge, questo si agita, si agita, si agita. Le citazioni delle opere del presidente Mao Zedong. Cioè, qui dovrebbe partire adesso una musica. Vabbè. Ok, siamo arrivati alla fine. Scartiamo le figurine dei Simpson. Così già che. Grazie, grazie, grazie tantissimo. Sono senza parole, sinceramente. Vediamo un po'. Non so se si vedono. Queste te le faccio vedere perché tu non le hai viste. Wow, bellissime. Ma sono tutte così praticamente. Sono strane, sono, cioè, trasparenti. No, il signor Bams. Qui c'è una checklist. Quante sono in totale? 160. No, micidiali. C'è anche Bart. È un altro Homer. Bellissime. Che dire, vediamo questo è il contenuto della busta di Nacio. Naturalmente lo sto dicendo a Nacio perché questo video è solo per te, ti ricordo. Grazie,
Grazie, grazie, grazie. Ci sono delle, cioè, il 99,9% di queste cose sono tutte cose che leggerò quanto prima perché sto morendo dalla curiosità di leggere i text, di leggere il volume di Blaz Kovacsky, eccetera, eccetera. Grazie, grazie di cuore. Oh, è Natale, quindi non potevo fare il video dove mi incazzavo per i fumetti. Dai, è Natale, siamo tutti più pandori, tutti quanti. Va bene, vieni qua tu. Questo si era già infilato dentro la scatola, perché grazie, anche Fruity ringrazia per la scatola. Lui, cioè, lui impazzisce per le scatole, come puoi ben vedere. Ti ringrazia. Il video finisce qui. Io e te ci vediamo alla prossima qui sulla soffitta di Pippo e grazie, 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 grazie. Buon Natale!